Buongiorno a tutti gli ascoltatori, siamo di nuovo in diretta dall'Aula 40 del CNR di Pisa con il nostro appuntamento quindicinale. Questa mattina un tema importante come sempre, ma sicuramente di una sensibilità ancora più forte rispetto ad altri. Parliamo infatti della lotta ai tumori, una battaglia da vincere, lo facciamo con esperti e con studenti qui delle scuole che possano condividere con noi questi aggiornamenti e queste informazioni. Intanto però do la linea a Massimo Marini. Buongiorno Massimo. Buongiorno Elisa, buongiorno ai nostri radioascoltatori, come sempre 91.1, 91.6 le nostre frequenze, .radio.fm, ci ascoltate, ci vedete, potete sentire la replica alle ore 16 in podcast dalla sera dello stesso giorno e poi su YouTube e sui canali che riguardano il CNR, CNR Web. Allora, io saluto e ringrazio della presenza intanto i ragazzi dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico Fermi di Lucca. Buongiorno ragazzi. Come va? Che classe siete? Quinta, quindi avete scollinato. Tra poco si decide cosa fare da grandi, eh? Toccate pure, fate cosa volete. Saluto invece i miei ospiti, l'argomento l'avete sentito, è un argomento prepasquale molto importante, direi, ma anche perché nel senso dell'iniziativa che è nata nel rapporto fra la radio e il CNR, quello, io ho usato questa terminologia insieme a Anna Vaccarelli, alzare la tapparella e far capire alla gente che ci ascolta e che magari vede questa struttura come un'enorme caserma, che vengono fatte delle cose straordinarie. In questi 2 anni ne abbiamo conosciute veramente tantissime, ci sono ricercatori di livello straordinario, in questo caso per capire attraverso le loro parole se riusciamo anche ad abbinare a questa terribile malattia anche la parola speranza. Io penso che questo stamattina possa succedere, ne parleremo con Alvaro Galli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come va? Bene, bene, bene. Tutto bene? Tutto a La posto. vedo in forma. Formissima. Sei in forma? Sì, beh, Sì, insomma, l'ho abbastanza. messa accanto a due signore. Insomma. Sì, ma con lei sono sempre accanto. Si avvicini. In che senso, scusi? No, 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 nel sono. senso che si lavora insieme, insomma, nello stesso piano. Ah, no, specifichiamo. Insomma. Allora, Milena Rizzo, buongiorno. Buongiorno. Come va? Bene. Accanto a lui si sta bene? Diciamo sì. Un po' si sopporta, un po' si Un po' si sopporta, un sopporta, un po' si po'. sopporta. Serve per l'umore. Ivana Baravecchia, buongiorno. Buongiorno. Poi le specifiche, siccome ci vorrebbe una trasmissione per dire cosa avete, le responsabilità, le competenze, lo dite voi poi, perché senza il ricercatore, comunque Istituto di Fisiologia Clinica del Clinica nostro CNR, insomma, sotto Scuola Superiore Sant'Anna, però. sotto, La Scuola Superiore super, Sant'Anna. specifichiamo, se no Sì, per altro, sì, forse andiamo se ne va alla male. Scuola Superiore Sant'Anna. Ecco, Deborah Angeloni, buongiorno. Buongiorno, ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna, Eccoci, giusto per essere precisi. specifichiamo. Buongiorno anche, possiamo darci del tu? Certo, grazie. Benissimo. Laura Poliseno, Sì, giusto? buongiorno. Come va? Sto bene. La vedo in forma. Grazie. No, insomma, è già nella parola, nel comportamento, nel vostro approccio, la parola speranza comincia a prendere corpo. No, andiamo. Come speriamo? È il Diamo un lavoro po' che fa bene. Di fiducia a chi ci ascolta. Mario Chiariello, buongiorno. Buongiorno. Certo, 2 uomini in mezzo a 4 donne, ma non è male Ma noi siamo stamattina. abituati nei In che laboratori. senso? No, in che senso, scusa? Poi ho detto a mia moglie di non sentire la trasmissione, quindi. Ma però la vede su YouTube dopo, quindi occhio, fai il bravo. Allora, chiedo subito ai ragazzi, prendi il microfono, come ti chiami te? Charlotte, Charlotte, Lucignolo. sai dell'argomento di stamattina? Sì, riguarda i tumori. Sì, Sì. ho capito. E quindi sei venuta informandoti sulle cose o quello che senti, l'informazione, quello che leggi, quello che vedi, ti è sufficiente per capire questo, argomento? Diciamo che bisogna informarsi meglio perché comunque sia ascoltando tutto ciò che dicono le persone non è abbastanza per saperne abbastanza. Ho fatto un gioco di parole. Certo. E Quindi è io, giusto fare sì, questo, attraverso certo. questi professionisti, far capire alla collettività cosa stanno facendo e se accanto alla parola tumori ci si mette anche, signore, ce la possiamo fare. Certamente, anche perché quando si conosce una cosa, un argomento è anche più facile affrontarlo. Quindi se le persone sono informate,
C'è speranza. Io parto da Alvaro Galli, perché rimani col microfono, Charlotte, perché ognuno di loro ha una certa competenza. Alvaro Galli anche per il tumore al seno, quindi è un tra l'altro c'è una recrudescenza numerica, dottore, rispetto, professore, insomma, come ti vuoi chiamare? Alvaro. Il messaggio che arriva per le donne oggi, che visto che, come dire, anche personalmente, non è che voglio parlare di me stesso, ma insomma in casa ho avuto una situazione del genere e mi sono accorto di quante persone sono coinvolte, non solo di una certa età, ma giovanissime, eccetera, eccetera. Quindi che consiglio dai a chi ci ascolta, ma anche alle ragazze che sono qui presenti? Dunque, noi ci occupiamo di tumori familiari al seno, quindi si sa da diversi anni che certi tipi di mutazione nella famiglia possono predisporre a un certo tipo di tumore. Cosa vuol dire mutazione nella famiglia? Certi tipi di mutazioni che sono presenti nei genitori, nei nipoti, predispongono verso un tipo particolare di tumore al seno. Quindi noi ci occupiamo di caratterizzare questo tipo di mutazioni in due geni fondamentali. Sì. E quindi gli screening, l'analisi familiare, vedere se queste mutazioni sono presenti nelle persone, nei discendenti o nei genitori della paziente. Questa è una logica. Quindi c'è un fatto genetico che incide fortemente. Certo, sì. E qual è il consiglio che dai anche ad una giovane donna? Dunque, una giovane donna, prima di tutto, si deve, deve fare uno... Se c'ha diversi casi, se in tumore, casa c'è se nella famiglia c'è stato qualcosa, conosce che ci sono diversi casi di tumore al seno, quindi uno screening genetico è consigliabile. Parenti anche lontani o diretti, genitori? Genitori, figli, cugini, quindi sì, conviene fare un controllo. Uno screening genetico di vedere se questi due geni sono mutati. Cos'è uno screening genetico? Chiedo scusa per le domande, perché la signora Maria da casa deve capire meglio. Un prelievo di sangue, sì? E vedere se nella linea germinale sono presenti delle mutazioni in due geni fondamentali, BRCA1, BRCA2, che sono quelli che predispongono, se mutati, a un maggiore rischio di incidenza di Charlotte, tumore. Charlotte, lo sapevi te questo? No, non lo sapevo. Cioè, nel senso, non sapevo che se uno avesse casi in famiglia, cioè c'era un'altra possibilità di poter avere... No, un'altra possibilità non si sa, bisogna vedere. No, non un'altra, insomma, possibilità, ci potrebbe essere. Non necessariamente a uno gli capita questo, però... Se ha in famiglia, diceva il professore, il dottore, l'amico, eccetera, eccetera, conviene fare... Sì, io sono un biologo, quindi, dottore, sì, se quindi vogliamo, Alvaro. Sì, Alvaro, chiama Alvaro, si fa prima. C'è un'altra ragazza che vuole intervenire nel merito. Passatemi intanto il microfono. Però io volevo aggiungere questo, che noi non ci occupiamo direttamente di tumori. No, lo so. No, cerchiamo di capire perché queste mutazioni... Ma aiuta a entrare nel merito di informare poter fare e voi eventualmente verificare. Come ti chiami te? Sara. Te lo sapevi questo? Più o meno. Chi è che non lo sapeva di voi, di questa situazione? Prego. Più o meno sapevate. No, io sì, più o meno sapevo. Ma recentemente c'è stato anche un film in televisione sulla signora, diciamo, la dottoressa americana che si è veramente ha combattuto per dimostrare la suscettibilità genetica di certi tumori. E in seguito a questo è stato scoperto poi nel 2001, nel 94 è stato clonato BRCA1, che è il primo gene trovato coinvolto nella suscettibilità genetica al tumore al seno. Quindi c'è stato un film interessante da vedere. L'arrivo di Stefano significa che chiede di avvicinare. No, scusa. Perfetto. No, perché sei. Milena Rizzo, buongiorno. Buongiorno. Invece, te che fai da grande? Che sto facendo? Che stai facendo? Diciamo è una cosa che riguarda noi maschietti. Esatto, l'altra metà. L'altra metà, che è il problema della... Tumore alla prostata. Allora, io in realtà mi occupo, diciamo, al momento di trovare dei biomarcatori per la diagnosi, in un certo senso, del tumore alla prostata. In particolare mi occupo di analizzare, di identificare dei microRNA nel sangue dei pazienti affetti da tumore alla prostata che possono essere utilizzati come biomarcatori.
cioè per poter vedere se è presente il tumore alla prostata con un test poco invasivo come un prelievo del sangue. Intanto salutiamo altri ragazzi che sono arrivati un po' in ritardo, pagherete il caffè a tutti ovviamente. Perché, prego, quindi è questo. Maschietti, microfono a Maschietti, forza, come ti chiami? Chiunque, non mi passate il microfono, solo torna a me. Lorenzo. Lorenzo, te questa situazione la conosci? Sì. Essendo Maschietti bisogna conoscerla per forza. Sì. Dottoressa, però l'incidenza dell'eventuale problema alla prostata riguarda un'età più avanzata nel maschio rispetto alla femmina per il problema del tumore al seno? Sì, in genere sì. Quindi quando si comincia a scollinare i 40 conviene verificare? Sì, penso che la cosa essenziale sia la diagnosi. Il giovane è esente da questo? No, totalmente esente, no, ma sicuramente l'incidenza è sopra i 50 anni. Anche quindi... qui c'è la dinamica che diceva Volpi, c'è un aspetto genetico, sì, una familiarità. Ci può essere una familiarità. Tra Volpi e Galli, scusami. Ci può essere una familiarità, però penso che in questo tipo di tumori, come stavo dicendo prima, la diagnosi precoce sia... veramente diciamo significativa per un esito positivo perché è comunque un tumore dal quale la famosa parola prevenzione, esatto. Cioè prendila in tempo, è un problema risolvibile. Sì. Lo sapevi te? Si può gestire questo? Diciamo. Sì, lo sapevo, ma insomma non molto approfonditamente. C'è una domanda che vuoi fare d'amblè alla dottoressa? Anche qui si può intervenire, nel senso si può prevenire con un sequenziamento del DNA, anche in modo? Si può vedere da altri fattori? Sì, diciamo ci sono dei test diagnostici per vedere se il tumore si è sviluppato e se questo avviene in maniera precoce, ovviamente è molto meglio. C'è una familiarità anche nel tumore alla prostata, per cui ci possono essere delle storie familiari, però ecco io punterei in questo caso più l'attenzione alla diagnosi precoce, perché in questo caso è veramente... quasi risolutiva un po', però diciamo si può gestire la malattia in maniera molto tranquilla e compatibile con la vita se la diagnosi è precoce. Allora, noi abbiamo, le chiamo in causa tutte e due perché tutte e due recentemente sono state protagoniste di qualcosa di straordinariamente importante. Sto parlando di Deborah Angeloni e Ivana Barravecchia. La grande scoperta di Deborah, la proteina anticancro. Insomma, uno legge un articolo del genere, tira un sospiro di sollievo, andiamo a leggere, capiamo un pochino meglio. Intanto, complimenti. Grazie. Partiamo da questo. Sì, cosa avete scoperto voi due? Allora, abbiamo scoperto... Vorrei fare una piccolissima premessa, se posso. Le parole così... no, roboanti, altisonanti, nella ricerca sul cancro secondo me non dovrebbero essere usate mai. Il titolo di noi giornalisti è questo. Sì, cioè. No, a noi fa molto piacere, chiaramente, no, ricevere apprezzamento per il lavoro che facciamo e in questo in particolare abbiamo investito veramente tanti anni, insomma, della nostra vita. Però dobbiamo essere consapevoli di essere di fronte comunque ad un problema grande, articolato e complesso. Per cui, indubbiamente sì. Per cui però la è grande importante... scoperta di Deborah, uno legge e incomincia a tirare qualche sospiro di sollievo, quelli che magari hanno qualche problema e che potrebbero in qualche maniera anche averne in futuro, dice beh forse ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, Deborah? Io sono convinta di sì, penso che sia un problema di tempo. Penso che si debba essere appunto molto sobri e lavorare molto sodo, però che ci si possa fare. Ho fatto il mio postdoc negli Stati Uniti in un istituto ricavato all'interno di una base militare che era stata data appunto al National Cancer Institute quando nel 72 era stata dichiarata dal presidente Nixon allora la guerra al cancro e tutti quanti erano convinti che partendo in forze, armi e bagagli e con tanta, come dire, buona volontà in pochissimo tempo tutto sarebbe stato risolto. Ora è chiaro che non è così, nel senso ci vorrà del tempo, però le vittorie che sono state ottenute in questi anni sono veramente tante e sono importanti. E pazienti che una volta avevano una speranza limitata, adesso invece guardano al futuro con una certa serenità. C'è la guarigione in alcuni casi e questa è una cosa importantissima. Ivana, mai abbassare la guardia, però, diceva Deborah. Cioè, no, assolutamente. È chiaro che una scoperta
che avete fatto voi con i vostri colleghi è importantissimo farlo sapere, perché, ripeto, la parola speranza, qualcuno poi mi risponda nel merito se è vero che anche lo stato d'animo, l'aspetto psicologico, l'ambiente, la serenità può aiutare a gestire, a risolvere, magari ad affrontare meglio quel problema lì. Però è anche vero che, cioè, ma vuole dire, mettiamoci qualche parola di speranza, non è tanto di magnificare o dire andare oltre, alzare l'asticella, dire ok, abbiamo risolto tutto, però insomma parliamo sempre di cose tragiche, clamorosamente tragiche, parliamo anche di cose belle che avete scoperto voi, no? Noi siamo dei biologi di base, quindi il nostro scopo è identificare Sant'Anna sempre. No, lo dico perché perciò il rettore ci chiama poi. Il nostro scopo è trovare le basi che possono poi in un futuro essere sfruttate da farmacologia, da medicina, per poter identificare quindi e attuare dei sistemi di prevenzione, diagnosi e soprattutto di cura. Allora, con il loro gruppo, il vostro, di ricerca, avete scoperto che l'eliminazione di una specifica proteina, la MICAL-2, rende inattive le cellule tumorali. Nel senso, eliminando questa proteina... È vero? Sì, è veramente vero. Quello è verissimo. Ci vuole un applauso qui, ci vuole. Sono 8 anni del nostro lavoro intenso e doloroso, abbiamo visto che eliminando... Non mollate, continuate, mi raccomando. Ma ci vorranno quattrini, diciamolo sì. Questo sarebbe un argomento difficile da sconfiggere, secondo me, quello lì. Eliminando questa proteina con nuove tecniche genetiche, riusciamo a vedere che cellule che avevano... tumorali altamente metastatiche, che avevano quindi la capacità di muoversi. Quindi con metastasi di un certo livello? Loro sono delle cellule in vitro che hanno tumorali, che hanno una grande capacità di muoversi su un piattino con il mezzo di coltura, quindi si muovono, vanno veloci a giro. Quando noi eliminiamo questa proteina, in qualche maniera la cellula non si muove più. Non si muove più, quindi è una, una scoperta mica da ridere. Poi abbiamo fatto degli studi sui pazienti, perché volevamo andare a vedere, visto che la proteina si trova ha questa funzione qui, vediamo un po' sul paziente dove si colloca nel tumore. Abbiamo visto che la proteina è presente nel bordo del tumore, in cui ci sono quelle cellule che scapperanno dal tumore, vanno a fare metastasi in giro, in particolare quando in maniera, come dire, da neofiti dice beh, è morto perché aveva metastasi da tutte le parti. È il nostro scopo per adesso, è stato quello, perché di scappano, vanno e vanno a colpire altri organi. Voi volete isolarlo per poi combatterlo, questo. Noi vogliamo in qualche modo cercare di fermare questo movimento delle cellule, in modo tale che il tumore rimane localizzato in un sito primario e quindi anche l'efficacia terapeutica risulta maggiore. Perché sentiamo anche l'altra collega, se non sbaglio, Laura Poliseno. Buongiorno. Invece te di cosa ti occupi? Allora, io intanto sono un ricercatore associato qui a IFC, all'Istituto di Fisiologia Clinica, ma sono anche responsabile di un'unità di ricerca di base dell'Istituto Toscano Tumori, che è una realtà insomma ormai presente. Avvicinati al microfono, scusa. Realtà ormai avvicina presente. Avvicina l'asticella, guarda, non importa. Vai. Che ormai è una realtà insomma presente da... Nello specifico di cosa ti occupi? Mi occupo di melanoma, quindi un altro tipo di tumore. Altro tumore terribile, non altro tumore terribile e tra l'altro diciamo è un po' diverso da quelli che sono stati presentati prima. Spiegacelo in due parole. Perché diciamo l'incidenza non è alta quanto quella del tumore alla prostata o del tumore al seno, però purtroppo... Però è molto più letale rispetto però all'altro. È molto più letale ed è un'incidenza anche che sta aumentando sempre costantemente. Cioè, seno e prostata si può guarire, melanoma no? No, allora, il melanoma preso a stadi precoci, si ritorna sempre un po' al solito discorso, preso a stadi precoci anche perché il melanoma giustamente è un tumore della pelle e quindi preso a stadi precoci si può asportare, no? Quando un neo che va male, diciamo, in termine... Cioè, così. Quindi quando uno c'ha un neo che non gli piace, non andare gli piace subito a andare subito a farsi vedere e quindi quando è nelle prime perché fasi... Perché quando, se lo quando sottovaluti, quando è andato... non ce la fai più. Non ce la fai più. È molto, 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 molto difficile. Perché è così cruento questo tumore? È aggressivo perché
cioè, appunto, pur partendo da, pur essendo un tumore piccolo all'inizio, nel giro di pochissimo tempo si può spargere in tante parti del corpo, soprattutto anche molto spesso ci sono delle metastasi al cervello che ovviamente sono le famose metastasi. Sì, e quindi che possono essere anche queste metastasi in qualche maniera aiutate. Questo lo dobbiamo valutare, sì, in effetti potrebbe essere c'è un'incidenza cosa. Negli ultimi tempi l'incidenza in termini di percentuali sono aumentati perché? Sono aumentati perché, allora, diciamo, il melanoma, secondo contrariamente voi, no, sì. Diciamo, contrariamente appunto come può essere il breast cancer, non ha una componente genetica così perlomeno caratterizzata, ecco, quindi non è che spesso ti viene il melanoma perché in casa tua, cioè, ci sono già dei familiari che l'hanno avuto, quindi tanta importanza anche a in parte la genetica, ma in un altro senso, nel senso che le persone che hanno un incarnato più chiaro, che hanno gli occhi chiari, la pelle chiara, che hanno, insomma, hanno una maggiore probabilità di sviluppare il melanoma, e quindi sono anche quelle c'è anche che qualcuno dice i raggi del sole. No, infatti, è quello che stavo arrivando. Danno è quello, fastidio. Sì, perché sono alterazioni nei melanociti che sono causate dai raggi ultravioletti. Quindi assolutamente... Quindi le file di ragazze e ragazzi che si mettono sul bagnasciughe e prendono 3-4 ore di sole non fa bene? No, non si deve demonizzare niente. Cioè, a tutti piace andare al mare però bisogna proteggersi con le creme e assolutamente non esporsi, e soprattutto ora loro sono giovani ma un giorno saranno genitori, e soprattutto i bimbi piccoli, per loro c'è quindi stato crema visto che... però creme, come dire, certificate, non sì, farlocche, certo, perché non insomma, farlocche, certo. Perché insomma, e poi un'altra di tutti cosa i tipi, non vi fate le lampade, ecco. Aie, questa quello... è una notizia clamorosa. Chi è che di voi fa le lampade? Cioè, non vi dite nessuno, perché non ci credo. Ora dite nessuno, ma l'avete fatta qualche volta là. Giuliano, per esempio, è pieno di lampade, ma si vede. Chi è che di voi? Non avete mai fatto una lampada voi? Non ci credo. No, vabbè, questo... Siamo nella regione di Pinocchio, ragazzi. Ma sono più i grandi che si fanno. A Livorno c'è la fila. Infatti, livornesi sono terribili, ma sono lampadati, abbronzati sempre. Ho capito, ma c'avete il mare lì? Lo so, ma bisogna andare già ad aprile, bisogna essere abbronzatissimi. Mi dà un microfono a un ragazzo. Ecco, ciao, come ti chiami? Mattia. Te, quando te arrivi alla stagione, ti prepari per essere abbronzato o ti abbronzi così andando al mare? Te ne frega nulla, non ne faccio. Però, no, nel senso, l'esposizione al sole, ti metti le creme oppure no? No, in realtà no. Sì, qualcosa sì, ma non sì, sempre. Ma non sempre. Quindi il consiglio è di farlo sempre. Il consiglio è farlo sempre, proteggersi sempre, perché provoca? Questo appunto provoca una risposta, cioè i raggi ultravioletti del sole danneggiano il DNA, ok? Poi dentro le nostre cellule ci sono dei meccanismi di riparo di questi danni, ok? Che funzionano, diciamo, sempre, però è chiaro che quando non funzionano, è meglio. Ciao, dove passa il microfono? Te come ti chiami? Riccardo. Te le usi le creme? Sì, ogni tanto, non sempre come lui. Ora la userai sempre, penso. Ora sì. Mi sa di sì. Avere un po' di paura. Sono avvertenze più che mettere paura, no? Non esageriamo, però è bene sapere che poi uno può liberamente, no? Dice, uno faccio me mi pare. No, però devi sapere che se succede questo, evitalo perché potrebbe. Non è detto che ti capita. È un po' come il discorso del fumo, dire, no? Si sa che fa male. C'è gente che arriva a 100 anni fumando 20 sigarette al giorno, c'è qualcuno che gli viene un tumore. Che fa male, cosa può succedere? Quando fuma, è consapevole, uno accetta la responsabilità. Allora, buongiorno. Buongiorno. Il tuo sorriso mi mette allegria. no, perché tu. Che c'è, Elisa? Dimmi, Elisa. Volevo fare una domanda. Anche te sei una studente dell'istituto? Sì, faccio la studentessa. Vai. A proposito delle lampade, no? C'è stato, vedi? Per un po' la moda... È interessata. No, il discorso che magari fosse bene farne qualcuna per preparare la pelle prima di andare all'esposizione del mare. Non è... Anche in questo caso non è raccomandabile.
Non era raccomandabile perché è un'esposizione comunque non protetta ai raggi vicino ultravioletti. Vicino al microfono, scusa. Un'esposizione non protetta ai raggi ultravioletti. Ora qui penso mi denunceranno. Tutti mi sa di sì. Vabbè. Infatti ho ricevuto un messaggio dall'Istituto di Bellezza. Ma dice, ma che cavolo dice la professoressa? No, diciamo che vabbè, noi facciamo molta fatica e dedichiamo insomma, tutti i nostri sforzi a cercare di capire come curare i tumori, eccetera. Però se delle cose di prevenzione si possono fare, è chiaro che è nell'interesse di tutti, come non fumare, sappiate che ognuno è libero di fare... No, ma poi posso... Prego. Una cosa sulle lampade, perché poi le persone più chiare sono di pelle, esatto, più lampade fanno, e questo è sbagliatissimo secondo me. Cioè? Esatto. Perché secondo me la pelle più chiara è, meno protetta è. Esatto. Cioè geneticamente una pelle chiara è meno protetta all'esposizione solare, per cui se ti fai, per diventare scuro come uno che ha la pelle scura, ti devi fare 70 volte più lampade, ti devi esporre molto di più. Quindi secondo me anche l'uso della lampada può non far niente a una pelle già scura di suo. Ora, e quindi, inimicizzati tutti, sì, tutti gli studi di bellezza della Toscana. No, ma dicevo... Un po' più di consapevolezza su questa cosa. No, ma per spiegare meglio, il discorso della lampada, cioè uno la può fare... usando anche lì delle protezioni, ma le protezioni non le mettono quando fanno la lampada. Io penso proprio di no. Perché penso che insomma sia un po'... Elisa, te che le fai? Le fanno le protezioni? Non le fai? No, non le faccio. Le protezioni sì, le danno, credo, però. Ah, le danno, non so. Però ha ragione, creme da mettersi. Ha ragione Alvaro, quando escono dalla lampada sono paonazzo, viola, e questo non aiuta. Non è detto che... Allora, spieghiamo. Non è detto, Laura, che gli capiti qualcosa alla pelle di quel soggetto. Però sappiate però che aumenta il suo rischio. È come diciamo dire, questo. Puoi andare in macchina guidando a 50 all'ora o puoi andare in macchina guidando a 130. Cos'è più rischioso? Mi sa di sì. È la stessa allora, cosa. Mario, invece te ti occupi di... tumori allo stomaco, se non sbaglio. No, allora io mi occupo di tumori al testicolo, quindi a questo punto le domande possono venire anche dal presentatore. Prego. E cerchiamo di capire alcune, diciamo, il funzionamento di alcune proteine che possono Non bastava la prostata, anche ai testicoli. Cioè, non anche lì succede. Succede spesso, e, diciamo, non è sicuramente uno dei tumori più frequenti. Come si capisce? Scusa, con una normalissima palpazione, così come per le donne ci può essere la palpazione del seno, per gli uomini, soprattutto per i ragazzi, quindi in giovane età. Anche in giovane età? Assolutamente, più frequentemente occhio, ragazzi, in giovane età. Non vi toccate per precauzione, ma fatelo però. Ecco, diciamo, una volta tanto posso dare questo consiglio di toccarsi e di controllare questa, diciamo, se ci sono... Si devono toccare da soli o possono anche farsi... No, nel senso... No. Questo lo lascio a voi. No, lo lascio. questo lo lascio a voi. Diciamo, l'importante sta ridendo a crepapelle. No, perché la palpazione non è mica detto che uno la deve fare per forza lui. Certo. L'importante è andare, diciamo, caso, diciamo, l'importante è che l'obiettivo sia quello di capire se ci sono delle... E come si fa? Cioè, fammi capire, cioè, Mario. Allora, scusa, la superficie del testicolo è, diciamo, tendenzialmente liscia. Se si apprezzano alla palpazione delle masse, cioè delle palline, come delle palline, conviene farsi controllare da un medico, semplicemente. Non è difficile. Francesco, comunque il tumore al testicolo colpisce i giovani, soprattutto più i giovani. Cioè, i giovani. Passa un po' il microfono. Come sempre, nessuno è esente. Come ti chiami? Gianmarco. Appena esci, andrai in bagno e comincerai subito. In questo caso, non è coinvolta nessuna cecità. Almeno sono contento. È dubbio comunque controllare. Perché te lo sapevi? Come ti avevi detto? Scusami, Gianmarco. Gianmarco, lo sapevi te questa storia? No, questa non lo sapevo.
Vedi quante questa cose si riesce a sapere a Aula 40. No, ma battuta a parte, si cerca anche un po' di sorridere per alleggerire un argomento che è molto importante, anche, ahimè, per certi versi, devo dire che per alcune famiglie. Però è bene, la tapparella nostra, il senso è quello, facciamo conoscere cosa fate, perché fate le cose bellissime, straordinarie. La maggior parte delle persone non lo sa cosa fate. E quindi è anche un'autocritica a noi che facciamo questo mestiere di informare. Spesso ci concentriamo su una dichiarazione sportiva, su un incidente o su un problema avuto in casa fra moglie e marito. Invece poi ci si accorge che queste cose andrebbero fatte sapere molto di più. E io sono grato a Vaccarelli, alla Forenza, a tutti per aver accettato questo tipo di percorso, di far conoscere quello che fate. È molto importante, veramente. A parte questa prevenzione del palparsi, ma poi cosa bisogna fare? Allora, devo dire che il tumore del testicolo è sicuramente uno, assolutamente sì, è sicuramente uno dei tumori più facilmente trattabili, persino quando ci sono delle metastasi già in giro. Cure o operazioni? Operazione, perché chiaramente per asportare parte, il testicolo affetto, diciamo. E poi la solita... Però se ci e questo può bastare naturalmente, come sempre, se la diciamo, se la diagnosi è molto precoce potrebbe bastare. Ma persino in casi con metastasi già in giro per l'organismo, la terapia, la chemioterapia in questo caso può essere risolutiva, spesso, molto spesso, cioè più del 90% dei casi è risolutiva. Quindi, diciamo, è una di quelle malattie che non... Poi non... entriamo nel merito invece anche di altri argomenti. Ragazzi, se volete intanto fare una domanda dopo questo primo step, la curiosità che volete... C'è un ragazzo laggiù dietro, scusami. Prego, Ezio Ferdeghini, che ci aiuta. Alzati un attimo, perché non ti vediamo. Alzati. Come ti chiami? Marco. Ciao Marco, buongiorno. Allora, volevo fare una domanda per quanto riguarda la metastasi e le cellule tumorali. Su quali cellule avete lavorato? Perché da quello che so io, a seconda dell'organo coinvolto, le cellule tumorali sono diverse. Anzi, addirittura anche nell'organo stesso, cellule tumorali possono essere diverse e la metastasi può coinvolgere alcuni tipi di organi e basta. Sentiamo, per esempio, Deborah, quelle del pancreas, Deborah, sono polmoni. Deborah Angeloni. Sì, questo che dici senz'altro è vero. Infatti noi abbiamo usato per i nostri studi diversi tipi di cellule, proprio per evitare di arrivare a, di considerare vero, diciamo, un risultato che poteva essere invece soltanto un caso specifico del singolo modello sperimentale preso in esame. E quindi abbiamo lavorato sostanzialmente con cellule di un tipo di tumore del rene, tumore della mammella, mesotelioma. Esatto, quindi abbiamo usato diversi tipi cellulari proprio per come dire, ampliare la casistica, essere sicuri che il risultato non fosse specifico ma con una valenza abbastanza ampia. E poi è vero che all'interno del tumore ci sono cellule diverse che hanno una potenzialità diversa e questo è proprio come dire, una delle caratteristiche che rende il tumore come dire, una brutta bestia. Esistono popolazioni che vengono dette clonali, diverse, clonali perché ciascuna ha origine da una singola cellula che poi si espande da origine a una propria discendenza e queste cellule hanno caratteristiche genetiche diverse, quindi possono avere mutazioni in geni diversi, possono esprimere quindi proteine diverse e queste loro caratteristiche le sottopongono ad una selezione naturale vera e propria, un processo quasi darwiniano, no? Viene detto, nel senso proprio che il clone che ha la capacità di sopravvivere meglio, di difendersi meglio nel microambiente tumorale ed eventualmente di espandersi meglio è quello che poi dà i problemi, diciamo, più importanti per il paziente. Sei soddisfatto della risposta? Se volete integrare... Posso aggiungere una cosa? Prego, prego. Per esempio, Ivana, sulla diversità delle cellule che tu hai appena accennato, noi siamo andati a vedere, come dicevo poco fa, la presenza della proteina MICAL2 nei pazienti e non tutte le cellule del tumore avevano MICAL2, soltanto quelle cellule che si trovavano, per esempio, nella fase di infiltrare i tessuti adiacenti oppure in quelle cellule che avevano completamente destrutturata la funzione originale, dove c'era una massa tumorale più aggressiva, completamente, si dice, indifferenziata, aveva un'alta presenza di MICAL2. Quindi la mia proteina era presente proprio in quelle cellule più aggressive che andavano a muoversi, che dovevano muoversi nei tessuti circostanti. Okay. Ci sono altre domande, sempre per il primo step che volete fare
ai nostri illustri ospiti, ragazze e ragazzi? Non c'è per adesso nessuno? Ok, allora Alvaro Galli, è obbligatorio comunque passare per lenire, risolvere parzialmente o anche totalmente sempre da cicli di chemio, di radioterapia, eccetera, eccetera, o c'è in prospettiva qualcosa che in qualche maniera dunque, di novità nel merito? È un bel argomento, perché anche i nostri progetti ultimi sono più indirizzati verso terapie più personalizzate. Cioè, la genetica del tumore permette di caratterizzare meglio quale sia la possibile terapia più efficace e meno dannosa per il paziente. Però si va sempre a finire nella chemio. E bisogna comunque danneggiare le cellule. No, ci sono terapie ormonali anche per il tumore al seno, tanti tipi di terapie, ma dipende dal tipo di tumore al seno che ci sono. Quindi bisogna caratterizzare il tumore dal punto di vista istologico, certo, e genetico, certo, e poi scegliere qual è la terapia. Mentre magari prima si faceva terapie, chemioterapie a dosi tossiche. Così, appena succedeva oggi quello, i pazienti che stanno effettuando chemioterapia stanno meglio rispetto a 20 anni fa, 10 anni fa, perché oggi si tende più a personalizzare il tipo di terapia, screenando i pazienti per diverse mutazioni. Che è altissimo la percentuale di risoluzione del problema alla mammella rispetto a qualche anno fa. Si parla di abbastanza. 80, ora io 80, la percentuale precisa non la conosco. Dicono però da questo, 80 a 90. Però perché è la diagnosi che è precoce, secondo me. Quindi la diagnosi molto precoce la diagnosi precoce e uno screening genetico ai membri della famiglia, è chiaro che previene il tumore. Appena si vede un nodulino. Le famose ricadute, conosco persone che hanno avuto un problema al seno che sembrava fuori ormai, poi ha avuto una ricaduta. Le ricadute ci sono perché? E ci sono perché appunto non sono tutti uguali. Noi ci occupiamo di terapie familiari che sono più facili da prevenire, capire l'insorgenza, se c'è la mutazione. Ci sono altri tipi di tumore al seno che sono dovute a altre cose. Ivana, quello che avete scoperto per certi versi può anche risolvere quel problema lì della ricaduta, oppure no? In linea di massima sì, perché il problema è aperto, vai. Delle recidive, perché mi ricordo, io non da medico, le cellule tumorali in qualche modo si... Quando tu asporti il tumore ci sono delle poche cellule tumorali che si nascondono e sono in grado poi di ritornare... Eventualmente di riattivarsi. Di riattivarsi. Cioè non vengono, anche con la chemioterapia, non vengono definitivamente annullate. No, tutte le cellule tumorali non sono uguali. Ci sono quelle due, tre veramente di numero, cellule molto più resistenti, che poi nell'arco di 3, 4, 5 anni possono ritornare. Non è detto, ma possono riprendere. Cioè, almeno per quel che mi ricordo. Sì, è così, insomma, mi sembra, no? Sì, senz'altro. Cioè la certezza di uscirne non c'è mai. No, allora, in alcuni casi c'è. Se la massa tumorale viene identificata per tempo e viene asportata completamente, la guarigione è certa. Cioè, certo. Il tumore viene tolto e la storia finisce. Quindi, come dicono dei medici, il problema... 5 anni, poi dopo il 5° anno sei fuori, non è vero? No, è vero, nel senso, il problema è che non sempre è possibile asportare completamente la massa tumorale. Spesso le diagnosi vengono fatte quando in realtà c'è già stata una compromissione di organi adiacenti. Al tumore primario, diciamo. Certo. E questo è quello che complica effettivamente il quadro. Soprattutto se poi ci sono tante metastasi distanti, la chirurgia, l'approccio chirurgico diventa praticamente impossibile. Quindi l'idea è fare una diagnosi che sia il più precoce possibile e in qualche modo impedire che sia il trattamento chemioterapico a casomai produrre una selezione, così che qualche cellula possa sopravvivere. Okay. Non fare come l'Angelina Jolie, che solo perché ci aveva una mutazione ha fatto quello che tutti noi si sappiamo. Si è asportato insomma. Tutto, si è tolta tutto. Cioè, se una paziente, il genetista, l'oncologo genetico, gli dice la tua mutazione ti dà l'80% di rischio di avere tumore al seno, ma ti dà anche il 20% di non avere tumore al seno. Questo, secondo me, va valorizzato. Quindi uno, va bene, io c'ho questa mutazione, però posso fare diagnosi e posso farmi visitare ogni 3 mesi. Non penso che alla Giulia gli manchino i soldi per farsi visitare ogni 3 mesi, per cui
il gesto che ha fatto, secondo me, è molto... È un po' eccessivo. Elisa, volevi fare una domanda, visto che ti avevo visto qua? No, scusa, hai pazienza, però no, senza microfono, quindi... C'è una domanda... No, lì volevo fare un'altra cosa. Ah. Volevo ora farvi una domanda dal pubblico, è arrivata in chat. Sì. Chiede Luca, grazie a tutti i ricercatori e agli studenti, vorrei sapere se è possibile a che punto è la ricerca sul linfoma di Hodgkin's. No, lì, oh, no. No, allora, linfoma, vuoi rispondere te, Ivana? Okay. No, scusate. No. Diciamo in maniera molto generale, ecco, non voglio andare troppo nello specifico. Ma cos'è questo? Diciamo, il linfoma è un tumore che colpisce le cellule del sangue e al giorno d'oggi questo linfoma non Hodgkin può essere trattato in maniera tale da renderlo una malattia cronica. Questo significa che non necessariamente si guarisce, non necessariamente deve diciamo, uccidere la persona, bisogna andare avanti con le terapie e portarlo avanti per il più a lungo possibile. Quindi non necessariamente c'è una speranza di guarigione completa, c'è anche quello, però si può portare avanti una vita abbastanza normale, eventualmente fare dei cicli di terapia ogni tanto e avere la propria vita normale, ecco. Come? Non ti senti? Il nostro ascoltatore scrive, infatti, io ne sono uscito vivo anche se segnato dalla chemio. Purtroppo la chemio è un male necessario. È un male, è un male necessario. Qualcuno, in molti tipi di tumore. Qualcuno ha scritto, o qualche, come dire, professionista, un medico ha detto che insomma non necessariamente va usata la chemio. Perché? Allora, qui stiamo parlando di tumori in generale, chiaramente, diciamo, più precisamente bisognerebbe parlare, diciamo, dei tumori come diversi tipi di malattia, cioè ogni tumore ha diciamo, la sua causa, sua caratteristica. Ha una sua caratteristica. Quindi va che spesso affrontato, può essere identificato in una maniera o in un'altra. Esattamente. In molti casi, soprattutto però la chemio è decisiva. Secondo voi? Non necessariamente. Quello che diceva Laura prima per il melanoma, se un melanoma, quindi un neo strano, viene notato precocemente e viene asportato chirurgicamente precocemente, non c'è bisogno di il fare protocollo questo. Medico prevede che non venga fatta alcuna chemioterapia. È chiaro che più questo melanoma è grande, più maggiori sono le possibilità che le cellule siano andate in giro e la chemioterapia, quello che fa, cerca di dare una, come se si stipulasse un'assicurazione, cioè se ci sono delle cellule in giro, la chemioterapia che va in giro è in grado di colpire queste singole cellule e ucciderle. È chiaro che la chirurgia colpisce, cioè va ad agire semplicemente sul tumore primario, cioè non può andare a scovare le singole cellule in giro per l'organismo. C'è delle domande che volete fare, ragazzi, quando volete, cercate di essere attivi a questa mattinata. Posso fare la signora Maria intanto? No, devi. Poi c'era anche Ezio. Una cosa, aggiungo solo a proposito della risposta, ci ringrazia l'ascoltatore e coglie l'occasione per ringraziare anche tutta la clinica di malattie infettive che lo hanno salvato e coccolato, grazie. Ho fatto bene a dirlo. Apprezziamo. Apprezziamo. È molto bello. Ci sono molti esempi, begli esempi da questo punto di vista di assistenza. No, la mia domanda si riallaccia, la pensavo prima ancora che ci fosse l'ultimo intervento, cioè quali sono le possibilità in prospettiva che i tumori possono diventare delle malattie croniche? Perché diciamo questo sarebbe una parte della soluzione, cioè uno potrebbe effettivamente condurre una vita quasi normale e, lasciatemelo dire, morire di qualcos'altro. Conviverci. Chi è che risponde? Rizzo? Per esempio nel tumore alla prostata spesso succede, nel senso che diciamo, c'è più una sorta di mantenimento più che un'asportazione chirurgica o qualcos'altro, quindi secondo me dipende molto dal tipo di tumore, perché sono tutti molto diversi. Anche, cioè è sbagliato dire tumore in base a quello si fa la chiama? No, il tumore ha tutta una serie di tipizzazioni, di caratterizzazioni, per cui per ognuno c'è una terapia. Avete una terapia per un tipo di tumore, c'è la possibilità di una cronicizzazione della terapia e quindi di una vita, diciamo, e quindi si può convivere con questo. Sì, però dipende molto dal tipo di tumore, cioè è sbagliato dire il tumore al seno è uno, il tumore alla prostata è uno, non è vero. Non è così. Non è vero. Hai detto prima, si può intervenire o no? Quando si interviene?
io rispondo sempre da non medico, certo, sono sempre una biologa, ricordo. E, ma diciamo, penso tu lo conosca l'argomento. Sì, diciamo per quello che può appunto un biologo conoscere. Per quanto riguarda il tumore alla prostata, spesso viene scelto piuttosto che l'asportazione, la terapia ormonale, oppure in una fase magari un pochino più avanzata, la chemioterapia. E questo succede spesso, dipende dalle condizioni, dal tipo di tumore, dalla tipologia del tumore. E questo è generalmente il clinico che valuta questa cosa. Si guarisce, sì. Sì, sì, diciamo, è alta l'incidenza come nel tumore a seno, abbastanza sì, alta, come è alta possibile guarigione. E quindi no? Diciamo è alta la mortalità, ma perché è alta l'incidenza, non perché sia tra i più aggressivi, diciamo, è semplicemente molto diffuso. Però col tumore alla prostata, se preso in tempo, si può guarire. Si può guarire. O cronicizzare una cura per cui vivere una vita dal vostro angolo di osservazione, se vi faccio questa domanda, ma la parola speranza esiste in questo argomento, Riz? Possiamo sì, penso che noi stiamo tutti in maniera oggettiva, lo so, infatti è meritorio quello che fate, ma in maniera oggettiva, perché ci ascolta può pensare a affrontare questa situazione con una speranza maggiore rispetto a qualche anno fa? Sì, questo penso che si può sicuramente dire. Siamo vicini, Alvaro, a batterlo oppure no? O siamo ancora questo, lontani? Io non lo so, penso che bisogna studiare molto ancora, cioè ci vogliono tanti fondi, ricerca di base, perché secondo me bisogna conoscerlo il tumore, conoscere i meccanismi che portano a... Spiegamelo meglio. Il tumore va conosciuto, come la dottoressa Angeloni ora sa di questa proteina, analizzando le cellule, poi nei pazienti, quindi bisogna... che vengano proposti dei progetti, che vengano fatti dei piani sperimentali su dei tipi di tumori, ci vuole investimenti per capire le basi molecolari di un tumore. Io lavoro sulle mutazioni di BRCA1, però una mutazione... Cosa vuol dire BRCA1? BRCA1 è il gene del tumore al seno che dicevo prima, che si è mutato, però c'è una mutazione, un tipo di mutazione da un tipo di tumore. Una mutazione lì accanto non è associata al tumore, perché? Allora la proteina mutata lì interagisce con qualche altro partner nella cellula e determina un tipo di condizioni che favoriscono. Quindi questo permette di... Prima di tutto di capire il tumore, permette di mettere a punto, sviluppare terapie più sensibili e meno tossiche, più personalizzate per il paziente, e quindi la conoscenza del tumore, la genetica, le basi molecolari del tumore, secondo me la biologia del tumore, la conoscenza di base è fondamentale per la lotta contro i tumori. Io è quello che dico e lo penso fortemente. No, ma infatti... Prego, ci mancherebbe. Cioè, si parla della chemioterapia, che ovviamente penso... Chi sta parlando è Laura Poliseno. Sì, che possa essere applicata, qui Mario mi corregge, ma a qualsiasi tipo di tumore. Però ultimamente, grazie agli studi di base che sono stati fatti per, appunto, come diceva Alvaro, conoscere i tumori, sono state identificate delle alterazioni, quindi delle mutazioni, che poi sono state... bersagliate farmacologicamente. Quindi adesso non c'è più soltanto la chemioterapia, e i chemioterapici, diciamo, hanno un'azione, diciamo, indiscriminata sulle cellule che proliferano, quindi sia quelle tumorali che quelle normali, per quello che poi danno tanti effetti collaterali. Invece sono stati, grazie a analisi prima, diciamo, in laboratorio, sono state identificate delle mutazioni che poi sono state utilizzate per sviluppare dei farmaci specifici, la cosiddetta targeted therapy, cioè una terapia che va a colpire un determinato, uno specifico target. E quindi questo è una terapia alternativa. Cioè, ma stiamo facendo passi da gigante oppure no? Stiamo facendo nonostante passi, le difficoltà, cioè, il problema è che, poche risorse, sì, eccetera, però, eccetera. Cioè, lo sappiamo. Allora, se noi pensassimo che non ci fosse speranza, non saremmo qui, penso. Quindi... però dobbiamo anche sempre pensare che cioè mai sottovalutare il tumore, perché è sempre due passi davanti a noi. Deborah, è una missione la vostra, perché poi perché la devo leggere così, perché spesso fate, come dire, da sole, mettendoci anima, cuore, sentimento e professionalità, e magari siete anche un po' lasciate un po' da sole, nel senso non c'è un percorso di sostenibilità anche di tipo economico, di tipo strutturale, impegni di spesa nel bilancio dello Stato per agevolare e favorire questa cosa. No, e lo dico perché è così, cioè non esiste.
un paese non può essere un paese normale se non fa, non ha nelle priorità questo. È così, allora, per tornare alla prima parte della tua domanda, è una missione. Io penso di sì, nel senso, noi la viviamo come una vocazione personale, alla fine, sì, a cui non sì. si può non rispondere. E quando si è dentro non si può più uscire, di fatto. Ora, detta sì, così, no, dai, è così. Ogni è così. Tanto qualcuno si disintossica, riesce sì, a uscire. Sì, vabbè, ma perché va una settimana al mare, ma poi alla fine ti dicessero, fermati, non fare più niente, stai a casa a guardare la televisione. Eh no, cioè, no è quello che vogliamo fare appunto, nella vita, questo sicuramente. Anno, io fra qualche anno. Non ci credo. Quindi sicuramente c'è questa componente fortissima di proprio vocazione personale. Noi siamo ricercatori di base, quindi la nostra chiamata non è la cura del paziente, no? Però lavoriamo in un ambito biomedico, quindi ci interessa investigare i meccanismi di base che quando funzionano male causano poi conseguenze devastanti nella vita delle persone. Quindi l'uomo rimane comunque l'obiettivo, no? Che abbiamo certo. all'orizzonte. Se posso poi... Sì, c'è una domanda di una studentessa, se magari... Come ti chiami? Sara. Sara. Eccoci, è primavera, perché insomma, la sai la canzone, no? No. Ma come no? Troppo giovani. Ma come no? Ma te dici Venditti? Venditti. Sara, ah, eccoci, sì, primavera. Maestro Gio. Vai, dimmi Sara. Io volevo sapere, no, oltre al fattore genetico, no? Se, a chi la puoi fare la domanda? Sì, più Alvaro. Che altro, sì. Se avete visto se ci sono anche dei fattori, diciamo, esterni o ambientali o qualcosa del genere che... Questo sicuramente, alimentazione, sicuramente questo in tutti i tumori, penso di poter dire che il fattore ambientale, alimentazione, tutto quello che vuoi, ci sono degli studi epidemiologici tantissimi su questo, che correlano abitudini che dimostrano particolari, che c'è una correlazione fra... che ne so, incidenza di tumore al seno in una popolazione piuttosto che in un'altra. Io ti posso dire che io faccio parte di questo consorzio di laboratori internazionali, ogni tanto ci vediamo, ogni 6 mesi mediamente, e le stesse mutazioni che nelle donne asiatiche danno aumento di incidenza o maggiore rischio a tumore al seno, nelle donne europee non lo danno. Non è stata trovata, queste mutazioni non sono state trovate associate a un aumento del rischio al tumore al seno. Quindi questo cosa vuol dire? O c'è qualcosa che va oltre la genetica e che non sappiamo, oppure le abitudini, come dire, fattori ambientali, abitudini alimentari, stili di vita hanno diversi. Una incidenza. Ezio, volevi fare una domanda, mi sembra, prima? Prego. No, volevo fare due precisazioni. Una è, spesso è stata usata la parola rischio, che nel parlare comune viene chiamata, è considerata quasi una certezza, cioè una causa, un effetto, cioè una causa genetica e un effetto. Giustamente è stato sempre ribadito, è un rischio, cioè una possibilità, una probabilità che certo, l'evento certo. succeda. Quindi non fasciarsi mai la testa. L'esempio di Angelina Jolie, l'avevo già classico, pensato anch'io, sì, è un classico esempio sbagliato. È un esempio negativo, però, perché ha mandato però un messaggio... Però il misunderstanding dipende spesso da noi, cioè dal medico, il genetista che c'ha il paziente. Anche la parola, giustamente ha detto, ci sono correlazioni, sono termini statistici. La statistica molto spesso nel parlare comune è usata come un termine certezza. Invece è una probabilità. Una probabilità. Quindi attenzione, dirti... prevenzione, informazione nel esatto. merito. Elisa, volevi fare una domanda? No, vabbè, intanto Chat. Un ascoltatore... Vai. Ci sono due interventi. Vai. Uno, Giulia 90, chiede una cosa a cui avete già risposto, però, se ci sono dei sostituti alla chemioterapia. Vagamente avete già risposto, sì, se volete sì, approfondire. Comunque, se qualcuno vuole entrare nel merito ancora. E Luca, sempre Luca Vai. Di prima, che fa un piccolo appello a tutto il paese affinché intervenga aiutando la missione dei ricercatori con meno investimenti per le armi e più sovvenzioni alla ricerca. Direi che ha pienamente ragione. Quanti soldi si sperperano in cose inutili. Ragazzi, volete fare una domanda? Dai che siamo entrati nel merito e nel cuore della cosa. Sono approfittate di questa opportunità, che è un'opportunità non indifferente. Avevo una domanda, allora. Vai. Ci sono, appurando che tutte le cellule tumorali, varie cellule tumorali sono diverse, ma
ci sono dei fattori comuni alle cellule tumorali, magari delle sequenze nucleotidiche che sintetizzano particolari proteine che sono comuni nel merito a tutte le cellule? La domanda è un po' per tutti. Allora, più che specifiche proteine o specifiche sequenze in comune, si parla di caratteristiche funzionali, diciamo. In letteratura c'è un po' un lavoro a cui facciamo riferimento tutti quanti, che si è preso appunto il compito di elencare e fare un sommario di quelle che sono le caratteristiche comuni a tutti i tumori. Quindi i tumori sono un gruppo vastissimo di malattie diverse, ciascuna cellula, a seconda del tipo di tumore a cui appartiene e a seconda del microambiente nel quale si trova, esprime caratteristiche un po' diverse, però ci sono delle proprietà in comune, che sono per esempio quella di proliferare in maniera non controllata, quella di non rispondere ai segnali che in condizioni normali indurrebbero la morte cellulare, per cui una cellula che di solito è sottoposta a un meccanismo di controllo, se c'è qualcosa che non va bene viene eliminata. Le cellule tumorali resistono a questi meccanismi di selezione e continuano a proliferare. Un'altra caratteristica importante è proprio la capacità di metastatizzare, cioè di muoversi, che detta così sembra una cosa banale, però implica la capacità di distaccarsi dalla struttura in cui si trovano, di interagire con l'ambiente circostante, di entrare per esempio in circolo, di uscire in una sede distante, quindi tante azioni biochimiche diverse. La capacità di indurre la formazione di nuovi vasi sanguigni. I tumori che diventano pericolosi per il paziente sono quelli che a un certo punto cominciano ad attrarre verso di sé la formazione di vasi sanguigni. Perché? Perché i vasi portano ossigeno, portano nutrienti, quindi il tumore che sarebbe piccolino ed eliminabile a un certo punto perché morirebbe proprio per mancanza di ossigeno e nutrienti, invece se diventa capace di attrarre la formazione di queste autostrade che portano ossigeno e nutrienti, può crescere, può rilasciare in circolo appunto cellule che si sono distaccate e quindi scatenare un putiferio. Quindi insomma, sono 5 o 6 le caratteristiche. Perfetto. Io vorrei aggiungere una cosa. Prego, Alvaro. Ci sono domande, ragazzi, mi raccomando, cercate di il ragazzo di ha detto qualcosa sulle sequenze nucleotidiche. La maggioranza dei tumori ha mutazioni in una proteina particolare che è la P53, che questa proteina comunque sia controlla il ciclo cellulare in risposta a stress vari, e questo è in linea con quello che diceva la dottoressa Angeloni. La mutazione in questo gene consente alle cellule di dividersi in maniera incontrollata. Questa è una caratteristica genetica della maggioranza dei tumori. Ogni tumore, insomma, ci sono tantissime pubblicazioni recenti uscite, ogni tumore ha la sua firma genetica, questa cancer signature, però qui si va nel complicato e nel troppo tecnico. Comunque si stanno catalogando questi tumori sia dal punto di vista della firma genetica che biochimica, secondo me, anche allora, dal punto di vista metabolico. ERK8 cosa vuol dire, Mario? Allora, ERK8 sono le iniziali in inglese, chiaramente, del nome di questa proteina, Extracellular Regulated Kinase 8, ed è una proteina che, diciamo, un po' si ricollega alla domanda che faceva lo studente, cioè è una proteina che non è di per sé mutata nei tumori, cioè non è la causa dei tumori, però quello che sta emergendo è che questa proteina, anche nella sua versione sana, è necessaria ai tumori più che alle cellule sane per sopravvivere, perché noi immaginiamo sempre le cellule tumorali come delle cellule fortissime, sicuramente molto più efficienti delle altre cellule che crescono a dismisura. Bisogna anche dire però che questa loro grossa attività produce un sacco di scarti e servono proteine che possano eliminare questi scarti. Quindi, inibendo la funzione di queste proteine, si può uccidere il tumore prima, diciamo, meglio che le cellule normali. Allora, c'è un altro ragazzo, alzati un attimo, grazie, come ti chiami? Nicolò. Ciao Nicolò, buongiorno. Il futuro per la prevenzione dei tumori sarà l'utilizzo di una sorta di vaccini, passatemi il termine perché non è corretto.
Allora, i vaccini sicuramente sono importanti, non sono applicabili necessariamente a tutti i tipi di tumore, perché un vaccino, perché possa funzionare, in linea di massima deve trovare una proteina che non venga riconosciuta, cioè non sia una proteina del proprio organismo. Motivo per cui, per esempio, il vaccino è stato fatto contro il tumore dell'endometrio per in seguito all'infezione da parte di virus che fanno esprimere delle proteine che sono del virus e non di altre, non dell'organismo. Quindi si producono anticorpi contro una proteina che normalmente non è presente. Il campo dei vaccini è importante però anche per la terapia, non solo per la prevenzione ma anche per la terapia, in quanto si riesce a modulare la risposta immunitaria, cioè a regolare la risposta immunitaria per fargli riconoscere meglio le cellule tumorali che esprimono dei particolari tipi di proteine. Ad oggi la prevenzione che sta avendo anche buonissimi risultati è quella basata sulla diagnosi precoce, che consiste nel andare a vedere precocemente, cioè fare degli screening, e questo si applica ai tumori della prostata come alla mammella, anche cose semplici come al testicolo, come ho detto prima. Queste tecniche di autopalpazione così sono integrate naturalmente da tecniche di imaging, quindi radiografie, TAC, risonanza, e con andando a vedere dei marcatori sempre più specifici e che ci permettono di vedere masse tumorali sempre più piccole. Cioè, cosa sono i marcatori, Mario? I marcatori sono delle proteine, in linea di massima possiamo semplificare, sono delle strutture che si trovano specificamente o più abbondanti su cellule tumorali. Per cui se troviamo delle cellule quindi che esprimono molto questa proteina... E poi dall'esame del sangue si capisce cosa? Adesso questo è un argomento molto in voga, perché chiaramente è più facile fare un'analisi del sangue che non fare una mammografia oppure andare a fare un esame alla prostata. È chiaro che un'analisi del sangue molto semplicemente è più semplice che fare un esame alla prostata. Certo. E questo è un esempio, è quello dell'antigene prostatico, cioè l'analisi del sangue del PSA, che gli uomini fanno, e quello semplifica. Velocemente, magari cercate di rispondere più brevemente possibile. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, avete altre domande? Prego, passate il microfono a Gianmarco, vero? Sì, Gianmarco. A me interessava comunque che interventi ci sono a livello genetico dopo la scoperta di questa proteina. Cioè, per eliminare questa proteina, avevate detto prima che c'erano interventi a livello genetico per poterla eliminare. Sono fattibili sull'uomo o sono semplicemente teorici? Poi dopo... Deborah. Questo ce l'hanno chiesto tante persone in questi giorni. In questo momento no. È la cosa su cui vogliamo lavorare, quindi mettere a punto un sistema che ci permetta di veicolare il macchinario per eliminare il Mcal2 all'interno delle cellule specificamente interessate da questa sovrabbondanza di Mcal2, proprio per eliminare questa capacità di movimento. È una cosa su cui stiamo lavorando, però non è ancora pronta per essere impiegata domani nel paziente. Ci sono altri? Elisa, veloce? Sì, sempre Giulia 90, quindi se 90 è l'anno di nascita, una ragazza di 26 anni, chiede quali prospettive ci sono per un ragazzo che vuole intraprendere la strada della ricerca a Pisa e in Italia più in generale. La domanda di riserva ce l'hai? Senso, è una battuta la mia, però è bene rispondere, Deva, perché insomma... Sì, no, penso che sia sbagliato chiedere cosa posso fare per entrare nella ricerca a Pisa. Cioè, si entra nella ricerca... Nella ricerca, vabbè, ma molto bene, è di Pisa, cosa deve fare? Allora, viene liceo da te, scientifico, ti dice voglio entrare, no? Secondo me il liceo scientifico è un'ottima scuola per cominciare bene. Sì. Una laurea in una disciplina scientifica, quella di interesse. Quella ci vuole. No? E poi una preparazione dopo la laurea che sia possibilmente fuori. Bisogna andare a vedere com'è il mondo. Cosa vuol dire fuori? Fuori Italia, fuori Europa. Te l'hai fatto fuori Italia? Certo, se no... Se no ti scrivi... Senso, bisogna vedere cosa... Ma è vero, Debole, che la potevi fare non solo fuori Italia, ma anche nello spazio? No, allora finiamo di rispondere. No, ragazzo. No, rispondimi. Sì e no, nel senso no, che... No, abbiamo scoperto qualcosa di lei... che doveva essere al posto di qualcuno.
No, quindi per finire io direi... Ma perché postdottorato e poi è nella ricerca. Quindi? No, allora, noi abbiamo lanciato quest'estate un esperimento verso la Stazione Spaziale Internazionale. L'esperimento è rimasto a bordo della stazione per oltre una settimana. Il tuo esperimento? Sì. Quindi il tuo esperimento è andato nello spazio? È andato nello spazio. Ma non ci potevi dare anche tu? Magari, mi avessero preso. Ma l'hai fatta la domanda per andare? Io l'ho fatta nel 2001. Ma hanno preso la Cristoforetti? No, nel 2001 la Cristoforetti credo fosse molto molto giovane. E quindi... È andata bene, nel senso ci siamo divertiti, siamo arrivati in fondo a questa selezione in sei, però nessuno è stato poi mandato. Cioè, te volevi andare nello spazio, ti piaceva? Penso che sia una carriera entusiasmante, in questo momento credo che sia una cosa decisamente di frontiera. Dici te. Per cui se un giovane ambisce a fare questo, credo che debba assolutamente perseguire. E questa settimana cosa sei stato sulla tua ricerca? Sì, noi abbiamo mandato una coltura di cellule di un tipo particolare, c'è un motivo scientifico per cui abbiamo scelto questo specifico tipo. Queste colture erano in realtà all'interno di tanti piccoli incubatori, grandi ciascuno quanto un pacchetto di sigarette più o meno. All'interno di questi incubatori è stato realizzato un protocollo di coltura delle cellule completamente automatizzato, quindi gli astronauti di fatto non hanno dovuto fare altro che attaccare queste macchinette a una sorgente di elettricità e poi con un controllo elettronico il protocollo è andato avanti in modo autonomo. E poi il materiale ci è stato riportato e adesso stiamo facendo le analisi in laboratorio. Sono interessanti i primi screening? Molto. Stiamo vedendo cose... cosa nascondete? Cosa fai questo sorrisino? Sono dati posso dire sotto i baffi, ma insomma, perché? Perché sorridi così? Metti il microfono. Sorridiamo perché ci stanno dando dei risultati abbastanza sorprendenti. Cioè, quindi vuol dire per risolvere tutti i nostri problemi dobbiamo andare nello spazio? Dobbiamo ancora capire, se è meglio rimanere qui. No, allora, il motivo di fare uno studio nello spazio c'è ed è fondato, insomma. Di fatto ora sappiamo che gli astronauti, quando tornano dalle loro missioni, hanno subito un invecchiamento vero e proprio, molto accelerato. Per fare un piccolo esempio molto specifico, sappiamo che la massa ossea che perdono... Cioè uno parte con 30 anni e arriva con 40. No, cioè. No, parte con 30 e torna con 36 mesi. Colpa di Einstein. Infatti, colpa di Einstein. Einstein guadagnerebbe un secondo, una cosa così. No, noi sappiamo che queste persone, pur essendo così in gran forma, allenate anche durante la missione... Arrivano un po' invecchiate. Parecchio invecchiate, perché dicevo, per fare un piccolo esempio... Parecchio? Perdono in sei mesi una quantità di massa ossea pari a quella che sulla Terra si perderebbe fra i 50 e i 60 anni di età. Quindi in 10 anni loro accusano... Non andate nello spazio. Però c'è un vantaggio, questo invecchiamento è reversibile. Cioè? Quindi tornano e con le terapie dovute recuperano. Campano di più. Questo ancora non lo sappiamo, sono molto pochi per fare questo tipo di statistiche, però diciamo recuperano la forma. Ora, quello che succede a loro è molto simile a quello che succede a, per esempio, agli anziani, no? E a soggetti colpiti da alcune patologie qui sulla Terra. Sì, quindi sì, l'idea è, se noi studiamo che cosa succede a loro in tempi così rapidi e in un contesto molto pulito, perché sono persone ovviamente molto sane, aiuta molto a capire, forse riusciamo a capire. Bellissimo. Ragazzi, dobbiamo chiudere. C'è qualche altra domanda che volete fare, oltre che ringraziarvi di essere stato qui con noi? Spero che sia stato anche per voi interessante e utile. Sono personaggi straordinari che abbracciamo con affetto, augurandoli a loro le migliori fortune, oltre che alla buona Pasqua, alle proprie famiglie. C'è una chiosa, chi la vuol fare di voi, scegliete, tirate la monetina, che vuol fare della trasmissione di stamattina, da aggiungere, che non avete detto, che avreste voluto dire perché magari non ve l'ho domandato. Parto da te, Alvaro, dai. Non lo so, io, tanto per tornare a tumori, volevo dire che da qualche anno abbiamo anche capito che i tumori al seno vengono anche a maschietti e vengono anche agli uomini. C'è un gene che si è mutato predispone anche al tumore capito, Giuliano? Al seno agli uomini. E dico questo perché sono ragazzi e che quindi... No. È 2 ore che si palpa. No, guarda, c'è una casistica interessante anche a Firenze. C'è un ma sbagliato zona. E, insomma, stanno uscendo dei dati per cui il tumore al seno non è una cosa esclusiva delle signore.
Ecco, ecco, con questa chicca più bassa, però Gianmarco, con questa chicca noi ci salutiamo. Ora, quindi, oltre cioè, che le mani da tutte le parti. Da tutte le parti. Buona Pasqua a voi, grazie. Massimo, ringraziamo gli studenti che sono dell'Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi di Lucca, non l'abbiamo detto? Sì, all'inizio sì, l'ho detto. Ricordiamolo ancora, Enrico. Come no, hai fatto bene a dirlo. Sono venuti apposta nonostante fossero in vacanza. È meritorio, ora telefoniamo ai vostri professori, vi facciamo... Posso aggiungere una piccolissima cosa? Di non avere paura. Ecco, come? Sì. Questa... Di non avere paura. Quindi la parola speranza c'è. A tutti gli effetti da stamattina, ragazzi, si può fare, come dice nel film. Grazie, buon lavoro a tutti, veramente ve lo auguro di cuore, siete persone straordinarie, te ridevi, te nascondevi qualcosa, poi ce lo racconterete. Io no, invece volevo dire una cosa per quanto riguarda come fare ricerca qui. Sì. Vengo dalla Sicilia, sono venuta a studiare a Pisa. Questo si sente? Si sente abbastanza. Sì. Sì. Sono venuta a studiare a Pisa, ho fatto la tesi di laurea a Pisa, poi mi hanno consentito di svolgere il mio dottorato di ricerca presso la Scuola Superiore Sant'Anna. Sant'Anna. Sant'Anna sempre, lo dobbiamo dire. E alla fine sono contenta di essere rimasta qui, perché se si va poi tutti via, chi ci rimane qui a fare ricerca? Brava, devo dire, scusate. Brava. Quindi sei rimasta, abiti a Pisa? Io abito a Pisa, sono almeno allo stato attuale a Pisa. Però rimarrai a Pisa, ti sposi a Pisa, fai tutto a Pisa. Tutto a Pisa, ormai a Sicilia non ci torno più, perché però qui si deve anche rimanere, dal mio punto di vista. Ok. Anna, vieni qua un attimo, prendi un microfono perché dobbiamo... Eccolo là, prendi un microfono, salutiamo i nostri radioascoltatori, essendo a pochi giorni dalla Pasqua anche il CNR nella persona di Anna Baccarelli, che sostituisce ovviamente anche la Forenza quando c'è. Se vuoi dire qualcosa... No, io volevo come sempre ringraziare tutti, ringraziare le persone presenti, ma anche Punto Radio con tutto il suo staff che ci consente di realizzare questa cosa, di cui ci vantiamo sempre con tutti, perché noi siamo più ganzi degli altri. E poi naturalmente approfitto per fare a tutti gli auguri di buona Pasqua, sperando che i tempi, diciamo, siano più sereni che nei giorni scorsi. Eh sì, questo ci vuole. Lisa, è tutto, ti restituisco la linea, e quindi tra 15 giorni, tra due settimane saremo di nuovo qui. C'è già l'argomento in pectore oppure dovete ancora deciderlo? È una sorpresa. Bene, ragazzi, buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie, grazie di essere stati con noi. È tutto, la linea alla regia.